Ecco la nuova ricetta di oggi, sono dei merluzzi freschissimi, cotti diciamo arrosto, e li faremo sulla classica bistecchiera che abbiamo in casa tutti. I merluzzi in questo caso sono sporchi, e voi potete farli pulire alla vostra pescheria di fiducia, in questo caso io li pulisco direttamente, così vi faccio vedere anche come si fa. Togliamo tutte le pinne, andiamo a fare un foro qui sotto, e toglieremo l'interiore del pesce, in questo caso veramente poche, le branchie, anche se in un secondo tempo noi andremo a togliere anche la testa a questo pesce, per rendere tutto più semplice. Eccoci qua. Ricordatevi che una volta tolte l'interiore, le andremo a sciacquare sotto l'acqua corrente. Abbiamo pulito i nostri merluzzi sotto l'acqua corrente, e adesso in questo momento li andremo a spinare, perché logicamente avendoli senza spine ne guadagneranno sicuramente come prelibatezza. Non è molto semplice, però diciamo che la prima volta può risultare un pochettino più complicato. Andiamo di fianco qui alla spina del pesce e poi veniamo su col coltello sotto la parte nera, come potete vedere, e poi ritorniamo vicino alla spina. Il merluzzo è molto delicato, quindi bisogna stare molto attenti. Però questo procedimento lo si può fare anche con la spigola, con l'orata, tutti i pesci con la spina così centrale. Andiamo di nuovo sotto, ci allarghiamo, ok, e tiriamo su, qui la spezziamo in fondo, e qua su facciamo così, spezziamo, basta inclinarla. A questo punto avremo il nostro merluzzo ben spinato. Come dicevo prima, una volta spinato, andremo a togliere anche la testa, perché ci agevolerà anche la cottura, avendo tutta la stessa altezza, quando andremo a girarlo non sarà fatica, anche perché sicuramente la testa, se l'avessimo lasciata, sarebbe staccata quasi subito. Allora, prendiamo il merluzzo, mettiamo dell'olio extravergine, giriamo, e lo andiamo a condire con del pane profumato, che non è altro che pane grattato con l'aggiunta di aglio e prezzemolo tritati, sale e pepe e olio extravergine. Così, in questo modo. Anche dall'altra parte. Questi li andremo a mettere sulla nostra bistecchiera che abbiamo già messo sul fornello a scaldare. Per la cottura di questo pesce ci vuole veramente poco, quindi lo andiamo a girare dall'altra parte. Ecco qui, 2 minuti e sarà pronto da servire in tavola. Ecco qui. Passati 2 minuti, togliamo il merluzzo, facendo attenzione perché è molto molto delicato, e lo andremo a grattare. Di solito un goccettino di olio extravergine ed è pronto.